Sono Letizia Caso, sono professore associato di psicologia sociale e giuridica e mi occupo dei processi biopsicosociali della testimonianza. Per quanto riguarda il caso di Olinda e Rosa, sono stata coinvolta dal professor Sartori nella perizia che ha riguardato tutte le testimonianze che sono state fatte da Olinda e Rosa e anche quelle di Frigerio, quindi faccio parte del pool di esperti che si sono occupati proprio della valutazione sia della testimonianza sia anche dei profili di personalità di questi test chiave e degli indagati. Allora, per quanto riguarda la mia competenza, tutto quello che è stata, diciamo, la dinamica dell'interrogatorio è risultata essere fortemente suggestiva, coercitiva, che ha portato gli indagati a fare una falsa confessione. E quindi l'aspetto, diciamo, principale di mia competenza è soprattutto l'etica che dovrebbe essere tenuta all'interno di un interrogatorio e quali sono gli effetti di un interrogatorio condotto in maniera, diciamo, scorretta. Olinda e Rosa hanno di fatto prodotto una falsa confessione perché pressati dalla polizia, perché interrogati e perché suggestionati nel ricordo che avrebbe poi, diciamo, in qualche modo realizzato la confessione. Per quanto riguarda invece Frigerio è un cosiddetto testimone non idoneo, non capace, diciamo, di testimoniare, uno perché era una persona chiaramente che aveva subito un trauma cranico e aveva avuto un'intossicazione da monossido di carbonio, che ha degli effetti postumi, quindi proprio nel momento in cui lui ha ricordato il nome di Olindo era proprio la fase in cui, diciamo, era meno adatto a confessare, ma poi c'è anche un'altra questione. Frigerio aveva inizialmente riconosciuto una persona completamente diversa, che è in linea con quello che la letteratura ci dice rispetto al riconoscimento dei volti, ma solo successivamente, perché in qualche modo aiutato, suggerito su quali potesse essere in realtà il vero colpevole, era arrivato al nome di Olindo. Quindi ci sono tantissimi elementi da un punto di vista psicologico forense che non collimano con quelle che sono le indicazioni nella letteratura scientifica, sia su come si interroga e sia su quali dovrebbero essere, come dire, dei testimoni credibili. Per cui, insomma, questo è un po' quello che ha riguardato il mio ruolo. Il ruolo poi della perizia è un ruolo molto più ampio perché ha cercato un po' di scandagliare tutti gli elementi che hanno riguardato, ad esempio, le competenze di Olinda e Rosa. Rosa è una persona con un quoziente intellettivo molto basso, non riesce neanche a ricordare la sua data di nascita, non riesce a fare delle cose elementari, quindi è molto in contrasto anche con quello che è stato un po' il suo ruolo anche nel delitto. Ma la cosa più importante è questa divergenza tra quello che loro raccontano, come lo raccontano e quello che poi sono stati realmente i fatti accaduti, quindi rilevati sulla scena del crimine. Insomma, in sostanza è una valutazione che porta a dire che queste persone per vulnerabilità e per fragilità, ma per paura soprattutto di essere separati, perché poi il tema che ricorre nei loro racconti, nella loro testimonianza, nelle loro confessioni è non separateci. Sono stati indotti anche a pensare che se avessero confessato, e questa forse è una delle parti più gravi, diciamo, del lavoro degli inquirenti, se avessero confessato avrebbero avuto uno sconto di pena. Addirittura loro pensavano dimezzato per persona e avrebbero vissuto in una cella matrimoniale. Quindi immaginate queste persone così, diciamo, con un'intelligenza molto semplice, come abbiano potuto ragionare, prese dalla paura, dalla tensione, su che cosa avrebbero dovuto o potuto fare. Per cui hanno cercato anche di difendersi reciprocamente. Insomma, c'è tutta una costruzione, della loro confessione che fa ritenere che, era assolutamente legata a elementi altri di natura psicologica, di natura appunto su un comportamento pressante della polizia, su false promesse da parte degli inquirenti. E, è vero che poi dopo loro hanno ritrattato, hanno capito la gravità della situazione, hanno cercato appunto di ritrattare e di far capire che erano in realtà innocenti. È arrivata questa notizia della riapertura, della possibile riapertura del processo, della valutazione degli elementi che possono essere ammessi, però
Personalmente mi auguro che venga valutata anche questa, la perizia che è stata appunto sottoposta a valutazione, perché gli elementi anche di natura, diciamo, ripeto, psicologico-forense sono importanti. Io mi auguro che la verità possa emergere, che queste, credo davvero che ci sia un'alta probabilità che queste persone siano innocenti, parliamo sempre di ipotesi, di principi falsificazionistici, che significa che è vero ciò che dici finché non dimostri il contrario, e mi auguro che appunto la nuova indagine possa portare luce a questa vicenda e far comprendere appunto che probabilmente in cella ci sono delle persone innocenti.